Della Federazione Italiana. Quando è nata questa federazione e con quali scopi e come è diffuso dato in Italia il gioco delle freccette? Sì, dunque la federazione è nata nel 83, fine 83, primo 84. Il nostro scopo è di far conoscere il gioco delle freccette in Italia. Siamo una federazione non a scopo di lucro, riconosciuti dal CONI tramite un ente di promozione sportiva, l'OCSAIN. E ci siamo sviluppati, diciamo, a Treviso, dove è nata la federazione, nel Veneto, nel Friuli, però ormai abbiamo adesso anche dei club a Torino, Roma, Recanati. E fra un po' cerchiamo di espanderci in tutta l'Italia. Ecco, benissimo, intanto abbiamo visto in soprascritta sul teleschermo l'indirizzo della Federazione Italiana Gioco Freccette. Cinzia Borgia, come sei diventata campionessa italiana? A maggio dell'anno scorso ho partecipato al campionato italiano che si è svolto a Treviso e dopo 32, c'erano 32 partecipanti, ho fatto 16 partite. E insomma alla fine ho vinto. Questo è un gioco che si gioca in Inghilterra, soprattutto nei pub. Sai Nei che i pub, pub sì. sono proibiti alle donne. In Inghilterra tu non potresti mai diventare campionessa del Regno Unito. Sì, però anche là ci sono le campionesse, insomma ci sono le donne che Senti, giocano. un'ombra, cioè un bicchierotto di vino, fa meglio quando tiri le freccette oppure no? Beh, no. No? No, non Ci credo. vuole mano ferma. Sì, esatto. Mi arrampico fino ad Adriano Vidotto, perché questo è il termine esatto. Lei non ha mai pensato di fare pallacanestro invece di buttare le freccette nel Beh, cesso? quando ero giovane, sì. Ecco, qual è stato il momento migliore della sua carriera fino a questo momento? Sappiamo che adesso presto vi cimenterete con avversari importantissimi. Il momento migliore in Danimarca, ho giocato col campione del mondo, Bob Anderson. Ho perso, però è stato Ecco, che molto cosa si bello. prova quando la freccetta non va dove dovrebbe andare? È un po' di nervoso. Solo? Sì, basta. Sappiamo che durante l'ultimo incontro internazionale i neozelandesi si sono portati appresso i tifosi. Sì. E facevano anche una cosa particolare prima del tiro dei loro campioni. Facevano la danza del kiwi. Ah, insieme, come fanno sul campo di Come rugby? E fanno nel campo di rugby in tutto quanto, sì. dove ballavano? In mezzo ai tavoli del bar? No, beh, vicino a dove si giocava, vicino alle piste. Torneremo alla gara, soprattutto che c'è in corso tra Antonella e il sottoscritto, mentre preghiamo. Cinzia, intanto vuoi esibirti? Antonella, io ti pregherei di presentare il nostro secondo pezzetto, che è quello che va a parlare di due vecchi personaggi storici Due dell'Italia. vecchissimi personaggi storici dell'Italia, rimaniamo sempre in un tema molto simpatico come quello che vedremo tra poco e siamo andati, la nostra Paola Tanziani è andata infatti a Brescello. Brescello è un paese, un piccolo paese dell'Emilia in cui si è rivissuta, proprio perché lì è stata ambientata dal famoso romanzo di Guareschi, il Don Camillo e Peppone, questi due personaggi. Adesso naturalmente c'è sempre un sindaco e un prete, a me viene da ridere perché voi non lo vedete inquadrato, ma Gianni si sta esercitando per battermi poi nella Ho sfida. fatto un punteggio straordinario. Nella Prego. sfida. Ecco, Giampiero Viola, vuoi inquadrare? Questo passerà alla storia perché mi hanno detto che Andrea Barbato, esibendosi, ha fatto uno. Quanto ha fatto, Presidente? 18, 18, 18. Basta, sono troppo forte. Vi dicevo del paese di Don Camillo e Peppone. Questo appunto, questo piccolo paese che è Brescello, e lo sport diventa un pretesto che unisce il sindaco e il prete per fare appunto dello sport, per unirsi insieme almeno allo stadio. Allora, vediamo come la nostra Paola Tanziani è andata a scoprire quelli che sono un po' i segreti di questo paese e come vivono loro a Brescello, la favola sempre. E così abbiamo rivissuto insieme la favola, la bellissima favola di Don Camillo e Peppone, soprattutto a Brescello. Brescello, ve lo ricordo, è veramente molto forte nel calcio, ha perso soltanto la sua imbattibilità domenica scorsa con il Reggiolo. Tanti auguri dunque anche a questa squadra di calcio. E adesso passiamo al fondo, a parlare di fondo, l'ultima puntata della nostra miniserie. Dopo aver imparato tutte le varie tecniche su questo sport, adesso impariamo veramente cosa si fa quando non c'è la neve. Perché? Perché voi sapete che questo sport, prima di tutto, è uno sport per tutti, non è assolutamente monotono, abbiamo imparato che è anche uno sport molto rilassante. Ha un solo difetto, che è stagionale, e i nostri atleti come si allenano? Ma con lo ski roller, sciano. In studio con le nostre freccette. Prima di tutto vediamo più da vicino con il presidente Caserta come si svolge il gioco. Non è come si può credere o come anch'io stesso pensavo, bisogna fare centro per vincere. Non è affatto così. Si ha una dotazione di 501 punti. Poi 501 punti. Allora, dunque, prima regola, non bisognerebbe sostare qua perché siamo in zona di tiro. Comunque è un gioco che tranquillo, non sono mai successi nessun tipo di incidente. Allora, il bersaglio è diviso a spicchi, numerati dall'1 al 20, però non seguono una numerazione,
consecutiva, ma sono messi in modo che vicino a un punteggio alto non ci sia mai un punteggio alto accanto. 20, l'1 e il 5. A sua volta il bersaglio è diviso in settori. Allora, in questo settore, qua abbiamo il 20, in questo spicchio, quest'area qua è l'area del doppio, mentre quest'area qua è l'area del triplo. Per cui una freccetta che colpisse qua vale 40 punti, qua 60, qua 20 e qua 20. E questo vale per tutti i numeri del bersaglio. Il centro verde vale 25 e il centro rosso 50. Che è quello che faccio generalmente io. No, io posso testimoniare che il signor Vasino, prima provando con la freccetta, ha fatto il centro rosso. Ho fatto così, ho fatto il centro rosso. Penso che abbiamo un talento naturale. Comunque il gioco, siamo in dotazione 501 punto, che vengono segnati in tabelloni elettronici oppure a mano su un foglio di carta che in genere viene messo accanto al bersaglio, no? Il tiro consiste di 3 freccette. Ecco, a questo proposito, Presidente, io ho in mano 3 freccette che sono un po' antidiluviane, hanno la mia età più o meno. Adesso in realtà le freccette sono molto cambiate, eccole giustamente in primo piano, sì. Mentre quelle più recenti sono queste al tungsteno, sì. Che è una cosa difficilissima a tenere in mano. Ecco, vedete, sono tutt'altra cosa rispetto a queste. Sì, queste qua ce ne stanno di più in questi settori, che sono i tripli. Per cui una volta con le freccette, diciamo, di legno o di ottone era più difficile ottenere dei punteggi alti, mentre adesso invece con il tungsteno i punteggi si possono ottenere. Allora l'idea del gioco è di azzerrare da 500 e un punto, arrivare primo dell'avversario a zero. Però l'ultima freccetta per chiudere la partita e vincere deve essere in un doppio, in uno di questi settori. Cioè in un verde, in un rosso, esterno. Per cui se si hanno 28 punti, invece di prendere un 20 e un 8, bisogna colpire il doppio 14. Ecco, io... Posso chiedere una cosa? È vero che Ian Rush, come ha detto, è un grande campione di freccette. L'attaccante, per chi non lo sa, quei pochissimi che non sanno che Ian Rush è l'attaccante, il famoso attaccante della Juventus. Sì, l'ho letto su un'intervista sulla Gazzetta dello Sport dove lui afferma che è un appassionato di freccette. Bene, ricordiamo oltretutto che il nostro campione italiano questa sera sarà impegnato a Monfalcone in una gara del campionato italiano, proprio le prime due in classifica, per cui sarà, questo per tranquillizzare, anzi no, non tranquillizzare che gli avversari. Che probabilità ha di fare centro? Molte, tante. Lei è astemio, quindi niente ombra. Niente ombra. Qual è la sua droga quando tira la freccetta? Acqua minerale. Acqua minerale. Bene, allora salutiamo i nostri ospiti. Io ve li ricordo: il presidente della Federazione Italiana, il signor Luciano Caserta, il campione italiano, il signor Vidotto Adriano, ci indietreggiamo, e poi Cinzia Borgia, che è la nostra campionessa italiana. Vi voglio ricordare gli appuntamenti di domani. Domani parleremo di gare di colombi. Sono pensate, nato per giocare alle anche le gare di colombi appartengono allo sport. Poi parleremo di tennis con la prima puntata della miniserie ed infine di come nasce un esercizio di ginnastica ritmica. Domani, ho detto domani, no, non domani, domani è sabato, vi aspetto lunedì perché il nostro programma va tutti i giorni alle 14.35 dopo il TG, ve lo ricordo sempre, sulla Rete 2 dal lunedì al venerdì. Dunque buon weekend e arrivederci a lunedì. E ciao. Buone freccette a tutti, mi raccomando, è uno sport che non fa male, che aiuta a digerire perché si va al bar dopo mangiare. E soprattutto è molto divertente.